Eh, a, livello di, eh, di, a livello macroeconomico che sia febbraio, marzo o anche giugno cambia pochissimo. Non è la data di avvio del tapering la scommessa che fa cambiare il profilo macroeconomico. Eh, quello che è invece importante è che nei prossimi anni, a fronte di una, di una soluzione dei problemi fiscali che conosciamo negli Stati Uniti, ci sarà una eh, ripresa. Supportata da una fiducia proprio perché anche i problemi fiscali sono stati risolti, quindi da una fiducia interna, questa crescita comporterà inevitabilmente una crescita dei tassi. Ove questa crescita dei tassi fosse, eh, creasse delle tensioni sui mercati finanziari, cosa che abbiamo visto già successa quest'estate eh, dopo la, la fermazione di Bernanke. Eh, appena questo eh, succeda potrebbe innescare eh, delle tensioni sui mercati finanziari e quindi spingere aumenti di tassi di interesse anche superiori a quelli che noi abbiamo nel modello e che sono più o meno già attesi e comportare in questo caso anche rischi di tassi più alti in Europa tramite meccanismi di trasmissione sui mercati. Eh, ovviamente per un paese come l'Italia più alti tassi di interesse in Europa eh, significa un, una problematica aggiuntiva rispetto alla, eh, alla situazione attuale. L'altro pericolo che vediamo per l'Europa è quello che ha già accennato Mario a proposito della deflazione. Vediamo un rischio di deflazione, eh, l'andamento dei prezzi è già piuttosto debole. La domanda è chiaramente bassa, il tasso di disoccupazione è molto alto, al 12%, e non, non vediamo molto spazio perché questo venga ridotto rapidamente. E soprattutto vediamo che non c'è una grossa presa di coscienza dell'importanza del, di questo rischio, o quantomeno del, dell'esistenza di questo rischio. Finora se ne è parlato decisamente poco, quindi c'è il rischio che poi la cosa come è successo in Giappone vent'anni fa, all'inizio venga sottovalutata e poi uscirne può diventare veramente difficile. Anche, questo, anche questa situazione, in eh, una, una situazione di deflazione, il problema di deficit e di debito eh, viene incrementato automaticamente, algebricamente, e quindi può comportare di nuovo eh, instabilità finanziaria, una crescita più bassa e tutti i problemi eccetera, che possiamo immaginare ok adesso salto di palo in frasca ma neanche tanto tutto sommato noi abbiamo fatto uno studio per il Corriere della Sera a, ehm, a febbraio prima del, eh, delle elezioni del 2013 siamo fatti dare eh, grazie anche al Corriere, anzi, al Corriere della Sera eh, i programmi dai vari partiti adesso qui ho riportato soltanto quelli che sono uh, attualmente al governo o quasi eh, la, ognuno dei partiti ci ha dato quello che era il suo programma in termini quantitativi quindi eh, con l'impatto exante delle misure valutato da loro eh, mentre noi abbiamo utilizzato questi dati all'interno dei nostri modelli per valutare in che modo poi questi, questi eh, programmi eh, avrebbero avuto un impatto sull'economia italiana nei prossimi cinque anni. Ecco, io qui adesso non entro nella questione chi ha fatto cosa e chi ha eh, detto che, perché un po' non c'è tempo, ma insomma, poi non è questo il, tem il, il tema del, della giornata. Quello che mi sembra interessante qui è che noi vediamo eh, che a fronte di programmi politici fatti subito prima delle elezioni, quindi come dire, abbast sicuramente abbastanza eh, ottimistici in un senso senso rispetto a quella che è la loro implementabilità. La, la crescita possibile, la crescita che ne, che ne viene al 2018, è abbastanza simile per eh, tutti e tre i partiti, è abbastanza simile tutto sommato a quella della Baseline. L'unico partito che si allontana, l'unico programma che si allontana leggermente eh, de, per il PIL eh, dal, dagli altri, lo fa a scapito di una situazione deficit PIL... Eh, che pr praticamente ci porterebbe fuori dall'euro. Allora, o comunque a non rispettare i parametri, quindi con eh, un deficit PIL superiore al 3%. Scusa, sto per chiarire, ma l'aumento del PIL è quello che suppongono o quello che risulterebbe dal loro programma? No, no loro non suppongono nulla, ma è quello che risulterebbe allora. dal, nostro, dal, dal loro programma utilizzando il nostro modello. L loro ci hanno dato l'impatto ex ante. Quindi qual è l'indicazione? L'indicazione è che la politica economica, o perlomeno la politica di bilancio, si muove entro binari veramente stretti. La legge di stabilità, che è una legge ovviamente fondamentale di qualsiasi Stato, però serve piuttosto per stabilire la qualità della redistribuzione degli sforzi a livello aggregato tagliare eh, la spesa di eh, 100 miliardi e, e ridurre le tasse di 100 miliardi a livello aggregato mh, spinge il PIL, lo vediamo qui chiaramente, abbastanza poco. Allora cos'è che conta all'interno della legge di stabilità? Evidentemente conta la qualità di quello che si fa. Non è eh, inventarsi eh, delle cifre no? eh, assolute di intervento importanti in modo da fare come dire, un po' di scena. Eh, quello che conta è la qualità dell'intervento, io non sono d'accordo, non sono mai stato d'accordo con l'idea dei tagli lineari, per esempio. Ecco, è proprio l'esatto contrario dei tagli lineari, perché quello chiaramente eh, la qualità non la guarda nemmeno. Ecco, questo che cosa ci dice però? Che c'è la necessità di riforme strutturali. L'unico modo vero per far salire il PIL in maniera eh, significativa non è contare tanto sulla legge di stabilità, che ripeto è importante, che a seconda della qualità che ci mettiamo dentro aiuta a crescere, ma per veramente far... Eh, Cambiare la situazione del paese, dell'occupazione in termini di crescita, di attività economica, occorre agire sull'output potenziale. Sull'output potenziale può essere è un concetto: eh, come dire, dal punto di vista della ricerca economica è difficile valutarlo. Ci sono tanti modi per calcolarlo, c'è sempre, molto, è sempre una, un dibattito su come è stato calcolato, se è giusto o meno, però se noi facciamo un confronto. Tra paesi, anche se il livello Italia, che è quello che vedete qui più in basso di tutti, eh, fosse non, eh, non appropriato il livello, ma insomma la distorsione si applicherebbe a tutti i paesi, noi siamo comunque sotto e di tanto. Quindi questo è il primo messaggio: noi siamo gli ultimi in Europa tra i paesi importanti, il secondo messaggio è che, però, in Spagna hanno fatto e stanno facendo, ci dimostrano che si può far crescere l'output potenziale in maniera significativa. E questo mi sembra. Un messaggio decisamente ottimista da un lato e insomma, di attenzione da parte nostra che non andrebbe eh, sottovalutato. E chiudo con quelle che sono delle possibili riforme strutturali. Eh, Un'indicazione che, un che ci viene dalla Banca Mondiale, peraltro, dai dati pubblicati. Questa è la. Eh, il ranking della facilità di fare business in ogni paese ecco l'Italia è a mezza classifica perché sotto ci hanno messo i bric eh, a livello di paesi occidentali noi siamo decisamente gli ultimi considerare l'Ox sono circa 30 paesi noi siamo al 65 esimo siamo fuori dall'Ox proprio da tutta come dal punto di vista della facilità di fare business e siamo più vicini alla Russia come Posizione in classifica che mh, quanto siamo lontani dal Giappone e dalla Germania, eccetera, mano a mano allontanandoci, ecco qui la facilità di fare business poi eh, si declina in una serie di eh, attività diverse, di problematiche diverse. e La World Bank eh, ci dà anche questo tipo di indicazione. Noi siamo sopra il centesimo punto di ranking, siamo quindi oltre al centesimo posto in quattro aree, eh, per la tempistica per ottenere i permessi nel settore costruzioni, per l'accesso al credito, per la burocrazia fiscale e per la giustizia civile. In, su, questi temi, su questi quattro temi la Banca Mondiale per ognuno di questi ci classifica oltre il centesimo posto. Quindi io credo che dal punto di vista delle riforme strutturali sia tutto sommato non troppo difficile individuare le aree immediate di intervento e poi evidentemente la questione di volontà politica. Ecco, tutto qui. Quindi, beh, questa era l'ultima cosa che volevo portare all'attenzione e qua chiudo la, la presentazione. Grazie, grazie mille professore anche per aver ricordato appunto il tema della volontà politica. <ride> Professor Baselli. venga, venga. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito a questo seminario. Io um, nel mio intervento non dirò cose nuove, ma vorrei dire cose più o meno già note in modo sperabilmente nuovo. E il mio intervento, il titolo ovviamente può incuriosirvi, ma si tratta come tema della questione sottostante alcuni dei punti toccati dai precedenti relatori, e cioè eh, la crisi dell'euro e in una delle o in due delle previsioni sia di Mario che di Emilio Rossi, eh, se è possibile svalutare in qualche modo eh, deprezzare l'euro rispetto al, al dollaro e come quindi attraverso la politica del cambio far eh, anche ripartire le economie. Ma eh, sottostante ancora questo aspetto eh, c'è il problema ben noto, per cui dico, non dico nulla di nuovo, della <coughs> divisione quasi dicotomica della zona euro in due grandi gruppi, il centro e la periferia, oppure il nord e il sud come vogliamo chiamarli, i paesi virtuosi e i paesi <coughs> meno virtuosi eccetera. Allora anche su questo ovviamente su questo è stato detto tutto, quasi tutto non pretendo dire nulla di nuovo ma vorrei reimpostare quello che è stato detto sulla base di uno schema teorico che spero rimetta, in, rimetta meglio in chiaro quali sono i problemi sottostanti eh, lo schema teorico è uno schema teorico da libri di testo di economia internazionale io sono professore di economia internazionale quindi è il mio pane quotidiano, ma credo che tutti noi lo conosciamo più o meno, e cioè il problema dell'equilibrio delle bilanci dei pagamenti, ma non tanto una alla volta, quanto da un punto di vista sistemico. E cioè il problema che appunto, nei testi di economia Internazionale è ben noto come problema o dell'ennesimo paese o dell'ennesimo cambio o moneta, e cioè in un sistema di n paesi, supponendo che ciascun paese ha la sua moneta, eh, non tutti possono essere simultaneamente vincolati dalla bilancia dei pagamenti, non tutti n possono eventualmente fare una loro politica di cambio, se n-1 paesi hanno un vincolo di bilancia di pagamento, l'ennesimo non ce l'ha. Eh, oppure, se, questo in cambi fissi, se in cambi flessibili se N-1 paesi mirano a qualche cambio per la loro moneta, l'ennesimo paese si può astenere dall'avere una politica di cambio. Dico subito perché eh, avete subito ricordando queste cose ben note pensato, ma un momento, questo è vero, se siamo in un sistema monetario internazionale puramente fiduciario in cui non c'è un qualche cosa di esterno alle monete dei paesi tipo l'oro, nei confronti del quale le monete eh, hanno un certo valore di cambio o che viene comunque usato per saldare i conti delle bilance dei pagamenti. Quindi, tanto per capire in che contesto mi metto, in questo contesto mi metto per porre un problema che intitolo qui in modo un po' provocatorio, come il problema del generale de Gaulle e di Angela Merkel. Ovviamente eh, sono ben distanti nel tempo, non si sono conosciuti, suppongo, no? perché de Gaulle era morto, non so se quando era nata Angela Merkel, ma sicuramente quando è entrata in politica. Ma tuttavia il problema qual è? È lo stesso, vedremo in momento. Quello che ho appena detto prima, qui è riassunto in questa slide. E cioè, eh, dicevo appunto che c'è un problema della crisi dell'euro, soprattutto <coughs> semplificando il problema che divide l'eurozona in due, tra centro e periferia, perché non è un problema dell'euro nei confronti del dollaro o di altre monete, <coughs> perché <coughs> l'euro è forte, semmai non è credibile, ma per il momento è forte, è un problema di gestione interna alla zona euro tra paesi partecipanti. E la crisi dell'euro, vista in questo senso, quindi dell'euro come crisi interna alla zona euro. A seconda dei diversi paesi che sono stati coinvolti nella crisi attualmente in successione, la Grecia, ma prima ancora forse l'Islanda è fuori, ma fu l'Islanda in realtà è quella che ha cominciato la storia, pur essendo fuori dall'Euro. Eh, L'Irlanda, la Grecia, Portogallo, la Spagna, l'Italia. Questi vari paesi che sono andati in crisi e mettendo in crisi ulteriormente l'euro ci sono andati per motivi diversi e tuttavia alla fine dei conti, qui adesso non riporterò dati, se eventualmente dovessi scrivere questo come un paper i dati e i grafici relativi saranno riportati, ma alla fine dei conti la crisi assume un aspetto, un aspetto uguale per tutti e c'è una crisi eh, di bilancia dei pagamenti all'interno della zona euro, cioè dei singoli paesi nei confronti degli altri della zona euro. Per ragionare su temi ben noti, su concetti ben noti, ci sono in un'economia, in una qualunque economia, tre saldi macroeconomici. Quello che chiamiamo del settore privato, che nei libri di testo è I-S, investimento è meno risparmio, quello del settore pubblico che nei libri di testo è G-T, spesa pubblica meno entrate pubbliche, e quello estero, il saldo di conto corrente, esportazioni meno importazioni. La somma dei tre contabilmente dà zero, perché non c'è niente fuori del mondo che non sia o privato o pubblico o estero. Quindi la questione è che eh, se ragioniamo in termini di questi tre macro saldi, per alcuni paesi eh, si va in crisi perché il settore privato ha uno squilibrio, per altri perché il settore pubblico ha uno squilibrio e naturalmente quando c'è lo squilibrio si accumula debito, per altri ancora perché c'è subito uno squilibrio dei conti con l'estero, però in realtà se guardiamo la successione dal 2010 in poi più o meno, anche dal 2009, che sia la Grecia, che sia il Portogallo, che sia la Spagna o che sia l'Italia, pur cominciando per, con squilibri diversi, ad esempio sappiamo bene che la Grecia comincia con un problema soprattutto come l'Italia di squilibrio del settore pubblico, la Spagna invece no, eh, come squilibrio del settore privato, all'interno del settore privato delle banche, ehm, così pure il Portogallo, anche l'Irlanda ha un problema soprattutto di settore privato e banche. Ehm, Comunque qualunque sia il modo in cui inizia lo squilibrio che conduce alla crisi, si evolve verso uno squilibrio del settore pubblico che non risolve lo squilibrio del settore privato e quindi i due settori, pubblico e privato, vanno in squilibrio complessivo e il Paese va in squilibrio nei confronti dell'estero. Quindi quello che rende simili le situazioni dei Paesi... Della zona euro che vanno in crisi è uno squilibrio dei loro conti alla fine, dei loro conti eh, con l'estero, dove l'estero è il resto della zona euro. Per semplificare, immaginiamo che non ci sia il resto del mondo. Dicevo, non parlo dell'euro se è forte o debole nei confronti delle altre monete, ma dell'euro crisi interna della zona euro. Quindi i paesi vanno in crisi, quelli che vanno in crisi, Italia, Grecia, Spagna, Portogallo, eccetera. Eh, perché vanno alla fine in crisi i loro conti esteri nei confronti degli altri paesi della zona euro. O se vogliamo ancora semplificare, i cosiddetti, malamente si dice PIGS, meglio si dice GIPSI, eh, cioè Grecia, Italia, Irlanda, Portogallo, Spagna, ehm, questi vanno in crisi per un squilibrio di conto corrente nei confronti, se per semplificare, degli altri, soprattutto della Germania. Allora, come dicevo all'inizio, in un sistema chiuso, e supponiamo che la zona euro sia chiusa, anche in questo sistema in teoria ci sarebbe il problema dell'ennesimo paese o dell'ennesima moneta. E cioè il problema è che in un sistema chiuso ci sono solo N-1 tassi di cambio indipendenti oppure N-1 vincoli di bilancio dei pagamenti. Il primo aspetto non ci concerne perché... Non ci sono tassi di cambio nella zona euro, in quanto c'è solo l'euro. Un euro è un euro, che sia la Germania, l'Italia, eccetera, è sempre lo stesso euro. Ma invece, eh, quindi il sistema è per definizione a tassi di cambio fissi. Si assume quindi la forma di eh, un sistema che ha N-1 vincoli nelle bilancie di pagamenti dei paesi partecipanti. E quindi eh, c'è un paese, per semplificare un sottoinsieme di paesi, se vogliamo vedere più la realtà concreta nel caso dell'euro, che è residuale. E la domanda è ma qual è l'ennesimo paese? Questo naturalmente non c'è una risposta univoca, ma la domanda è volta a spiegare il titolo di questo mio intervento, che era, l'ho detto, il generale de Gaulle e Angela Merkel. Quando si erano i sistemi di cambi fissi Bretton Woods, forse ricorderete che a un certo punto il generale De Gaulle, De Gaulle in realtà era stato Giscard d'Estaing, ma comunque la storia attribuisce a De Gaulle la frase nei confronti degli Stati Uniti che gli Stati Uniti godevano di un privilege exorbitant e cioè potevano disinteressarsi, eh, cambi fissi, della loro bilancia dei pagamenti cambi fluttuanti, se si fosse usciti, ma non si era ancora usciti, dal sistema dei cambi fissi, del loro tasso di cambio. E quindi Generale De Gaulle diceva che questo è exorbitante, è un privilegio inammissibile: che un paese non debba badare i propri conti perché ci badano gli altri N-1. Lo diceva il Generale De Gaulle e si è uscito dal sistema dei cambi fissi, ma non è che uscendo dal sistema dei cambi fissi il problema si risolva da questo punto di vista resta il fatto che allora è un paese che può non preoccuparsi della sua politica di cambio perché ce l'hanno gli altri allora qui dicevo, non dico nulla di nuovo ma cerco di reinterpretare la tensione e soprattutto le accuse che stanno diventando veramente pericolose sul piano politico tra paesi diciamo, della periferia e paesi del centro e soprattutto nei confronti della Germania sicuramente la politica d'austerità non paga, sicuramente l'Europa non funziona bene, sicuramente la Germania potrebbe fare di più e è inutile che a mio parere può anche essere utile, ma che continuiamo sulla strada del eh, rimbalzarci o rimpallarci le responsabilità nord-sud-centro-periferia. Il problema da, un aspetto che secondo me non è stato abbastanza compreso che richiede maggiore approfondimento è che appunto Angela Merkel riproduce se vogliamo la Germania adesso la nuova coalizione la posizione del generale De Gaulle nei confronti degli Stati Uniti allora adesso della Germania nei confronti dei paesi periferici che questi godono di un privilegio esorbitante Naturalmente è ben diverso perché gli Stati Uniti erano il leader, il centro del sistema monetario internazionale, non possiamo certo dire che i paesi del sud Europa sono il centro del sistema dell'euro, però di fatto, e adesso illustrerò in che senso, godono dello stesso privilegio o hanno goduto finora dello stesso privilegio. Adesso qui questa slide è un po' lunga, quindi è nel testo e la leggo. In che senso quindi possiamo dire che l'Italia o la Spagna o l'insieme di questi paesi godono di un privilegio esorbitante per il quale Angela Merkel batte il pugno sul tavolo come lo fece il generale De Gaulle. Per il fatto che nel sistema dell'euro, qui abbiamo Lorenzo Binismaghi e naturalmente ne sa molto più di me per sua esperienza personale, e conoscenza istituzionale. Però io ho anche un po' controllato le cose perché l'altro giorno in Banca d'Italia qualcuno diceva che quello che dicevo non è corretto. Comunque, prima vi dico quello che dico che c'è qui scritto. Nel sistema dell'euro i pagamenti tra i paesi partecipanti, cioè quali? Quelli alla fine dei saldi, il, il saldo delle bilanci dei pagamenti, che in un normale sistema vengono fatti dalla Banca Centrale mediante accumulo-decumulo di riserve, nel sistema dell'euro di fatto non vengono mai saldati gli squilibri, cioè i pagamenti, alla fine il saldo non viene mai pagato. Il sistema è quello del Target 2, il Target 2 è un sistema dei pagamenti micro, eh, utilizzato dalle banche in genere, gestito dalla BCE. Nel sistema del Target 2, se l'Italia è in disavanzo di bilancio dei pagamenti nei confronti della Germania, poniamo per semplificare, che quindi la Banca d'Italia dovrebbe trasferire riserve alla Deutsche Bundesbank, in realtà nel sistema si viene, viene scritto la Banca d'Italia, che è ovviamente è parte del sistema delle banche centrali europee, ha un debito al che la Bundesbank scrive ho un credito, ma questo non viene saldato, cioè viene automaticamente sterilizzato. Automaticamente sterilizzato. Vedete, ma beh, ma perché è così, no? Sono parte del sistema delle banche centrali europee. Beh no, perché nel sistema americano, Federal Reserve, quindi ancora più, se vogliamo, eh, centralizzato, perché è lo stesso paese, seppur federale, e c'è lo stesso governo federale dietro. Ma le banche dei Distretti Federali degli Stati Uniti, della Riserva Federale, poniamo il distretto che fa capo a Chicago, se fosse in disavanzo quel distretto, che non è l'Illinois, è più che l'Illinois, con, poniamo eh, il distretto di New York, se l'economia di quel distretto, l'economia fosse in disavanzo, la bilancia dei pagamenti rispetto a New York, l'economia del distretto di New York, la Federal Reserve di Chicago una volta all'anno trasferisce titoli di Stato alla Federal Reserve di uh, New York, titoli di Stato emessi dal governo federale. Quindi le, il saldo viene saldato, non è che viene scritto da New York Chicago mi deve tanto, punto, basta. Invece nel sistema americano viene saldato, nel sistema europeo non viene saldato. Se la Germania ha un avanzo di bilancio di pagamenti nei confronti dell'Italia, benissimo, la Banca d'Italia dovrebbe trasferire riserve, ma cosa trasferisce? Niente, scrive devo tanto alla, alla Bundesbank e la Bundesbank scrive io devo ricevere tanto dalla Banca d'Italia, nemmeno devo ricevere, ho un, ho un credito. Ora io non copro niente di nuovo, questo, è stato, questo aspetto è stato oggetto di un grosso dibattito due anni fa tra due economisti, in realtà quello che ha più eh, eh, scritto su questo è Hans Werner Sinn, influente economista tedesco e aveva cercato di controbattere la sua posizione Paul de Grauwe e non ci è riuscito perché al di là dell'aspetto che Hans werner Sein sostiene l'austerità e tutto questo, ma dal punto di vista contabile, economico ha ragione, Sein sì, è così che funziona. E voi mi dite, vabbè ma non può che essere così, anzitutto non è sempre così perché appunto negli Stati Uniti non è così, ma che cosa è il punto che fa sì che è così? Che non c'è nulla che... La Banca d'Italia possa trasferire alla Deutsche Bundesbank che non sia eventualmente oro o riserve esterne, cioè dollari, esterni all'euro. E questo è il punto. In realtà l'oro e le riserve esterne, la Banca d'Italia ce l'ha come l'ha la Bundesbank, quindi si potrebbe dire: Vabbè, ma allora usciamo dal da, dal, dall'inghippo negli Stati Uniti trasferiscono titoli di Stato. Una volta all'anno nel sistema europeo, the target eh, la Banca d'Italia trasferirà oro o dollari alla Bundesbank. Però non si fa questo, potrebbe essere una uscita. Del, una uscita migliore, che però poi sostanzialmente è la stessa, che qui propongo. In questo senso aggiungo forse qualcosa a quanto è, è emerso dal dibattito, soprattutto Hans Werner Zinn e, e Paul de Grauer. Ehm, si potrebbe. Immaginare che le banche centrali dei paesi partecipanti all'euro conferiscano le loro riserve esterne, cioè oro e, e dollari, eccetera, in parte l'hanno già trasferita all'inizio ma una minor parte, ma quelle che invece sono di proprietà rimaste le trasferiscano ad un'agenzia europea che emette titoli a fronte di queste riserve. Dopodiché la Banca d'Italia poniamo a ah, questi titoli, li vorrei chiamare eurobonds, ma ormai è una parola che non si può più pronunciare perché è quella che non si può più pronunciare: l'eurobonds immaginato per risolvere il debito pubblico dei paesi che sono in debito pubblico. Qui non è questo, qui si tratta, come nel sistema degli Stati Uniti, nel sistema federale, di avere dei titoli di un governo che qui non c'è ma c'è negli Stati Uniti il Governo federale, che servono a saldare i conti tra le banche centrali. Allora le banche centrali del sistema trasferiscono parte delle loro riserve esterne, cioè oro e dollari, a questa agenzia la quale emette dei titoli e con questi titoli loro saldano i conti. È un fatto puramente contabile? No, non è puramente contabile. Diventa economico e si riflette sul problema dell'aggiustamento tra... Tra i paesi all'interno del sistema, perché e quindi sul problema anche dell'austerità, alla fine, del, se è bene o male l'austerità. Perché se ci fosse questo sistema effettivo di saldo, di, di pagamento dei saldi, mediante trasferimento di titoli emessi da questa agenzia a fronte di riserve da parte delle banche tra di loro. Allora nell'Italia o in Grecia o in Spagna, in Portogallo, non ci serve più la situazione di privilegio esorbitante contro cui si lanciava De Gaulle e che forse Angela Merkel avrebbe in mente o ha in mente, perché non possono continuare a scrivere io ti devo tanto e l'altro scrive vabbè, tu mi devi tanto, devono trasferire e dove li ottengono questi... Questi titoli, se, non, se a un certo punto non hanno più riserve, devono fare quello che normalmente si fa nei libri di testo: eh, deflazione monetaria nei paesi in disavanzo, inflazione monetaria nei paesi in avanzo. La moneta è unica, è sempre l'euro, ma come tra il distretto di Chicago e quello di New York c'è, nonostante il dollaro sia sempre il dollaro, un deflusso. Di chiamiamolo riserve, ma sono titoli federali da un distretto all'altro, e quindi nella zona di Chicago ci sarà una situazione monetaria più restrittiva, in quella invece di New York più espansiva. Così si attuerebbe anche nella zona euro. E a questo punto, è qui dove si ricollega il discorso dell'austerità. Mentre nel sistema attuale in cui la cosa viene sterilizzata, ehm, la cosa viene sterilizzata automaticamente c'è un'asimmetria, nel senso che tutto l'aggiustamento alla fine che si deve fare va a finire sulla politica fiscale dei paesi in disavanzo, perché noi dobbiamo stringere la Cinghia e quindi c'è l'austerità e quindi c'è eh, la tensione con la Germania. Se ci fosse invece il meccanismo classico del flusso di riserve, in Germania ci sarebbe più inflazione e da, e da noi meno deflazione monetaria. Quindi, e concludo. Certo, possiamo continuare a dibattere molto e a protestare contro la Germania che non espande abbastanza e siamo costretti noi a stringere troppo la cinghia, eccetera. Ma abbiamo eliminato dal sistema il meccanismo, chiamiamolo automatico, che ripartisce il peso dell'aggiustamento in modo un po' più equo, perché attualmente il peso dell'aggiustamento è tutto sui paesi, quasi tutto sui paesi in disavanzo, i quali non potendo, perché il sistema non lo permette, eh, fare trasferimenti monetari secondo il sistema classico e quindi godendo di un privilegio esorbitante in teoria, però di fatto, siccome ovviamente la Germania non ci permette di godere di un privilegio esorbitante, dobbiamo stringere tutto noi la cinghia, mentre intanto l'inflazione non si sale, non sale in Germania. Quindi con questo concludo dicendo che tra l'altro la cosa ovviamente non è del tutto mia originale lungi da dire ciò, anzitutto ho detto che del dibattito tra Hans Werner Zinn e Paul de Grau ma per quanto concerne eh, titoli basati sull'oro sappiamo tutti qui forse che eh, Romano Prodi insieme a Alberto Quadrocurso e da ultimo anche Coltorti hanno scritto in proposito, ma loro hanno in mente quando avevano scritto questo avevano in mente una cosa un po' diversa, cioè emettere euro bonds sulla base delle riserve oro. Ma non, non avevano in mente, almeno da quanto mi consta e ho anche, ne ho anche parlato con Romano, la, usarli come meccanismo di eh, saldo delle bilance dei pagamenti, come avviene negli Stati Uniti con i titoli federali. Grazie, allora. Avendo parlato molto di, di Europa e di euro, direi che il eh, passaggio del testimone a Lorenzo Binismaghi sia ideale. Prego. Sumettemi dopo dieci minuti, così evito eh, di fare il crowding out del professor eh, Ford. Um, non commento quest'ultima eh, quest'ultima parte di Giorgio Basevi perché penso se ci fosse una proposta di questo tipo l'Italia sarebbe già stata in bancarotta se avessimo dovuto saldare il debito negativo, in particolare le banche italiane. Eh, però tornando invece al, al, al principale documento, mi sembra molto eh, importante eh, il tentativo di fare chiarezza su quello che è successo negli anni passati e su questo vorrei dire due o tre cose. Eh, prima sulla spesa pubblica, eh, i numeri che presenta il rapporto sono, sono impressionanti. Credo che non sia, solo, solo, non sia stato solo sprechi e corruzione, ci sono state le dinamiche della spesa corrente che sono state fuori controllo. Io ho fatto dei calcoli ma mi interesserebbe avere una verifica poi. Per esempio gli stipendi pubblici. Io ho fatto un calcolo che se gli stipendi pubblici fossero aumentati come quelli privati l'Italia oggi sarebbe in un saldo di pareggio di bilancio. Cioè non avremmo dovuto fare tutte le manovre, tutta la crisi. Se ci fosse stata una disciplina, la dinamica degli stipendi pubblici in linea con quelli privati. Eh, questo secondo me eh, deve, far, deve far riflettere. Inoltre, naturalmente, tutto il bonus eh, degli interessi, della riduzione degli interessi sul debito ottenuto grazie all'entrata dell'euro, poi non, non si è tradotto in minor tasse, ma si è tradotto in maggiori spese. Dunque, il confronto poi invece con paesi che hanno mantenuto un saldo primario costante eh, eh, dimostra che eh, noi abbiamo rinunciato a una politica di riduzione del, del, del debito e eh, abbiamo seguito una politica di sostegno alla domanda interna, che è fallita. Eh, e su questo io ho un disaccordo, cioè sono andato a guardare i dati. Il, la politica che è stata seguita fino alla crisi in Italia è stata una politica di espansione fiscale rispetto al resto del, degli anni dell'euro. E quello che è venuto meno è stato l'export. L'export italiano è andato malissimo dall'inizio dell'euro. Io guardo i numeri, ma eh, se faccio un confronto, cioè, um, nella, nella pubblicazione della Commissione europea. C'è un, un, una statistica interessante che è il confronto tra la crescita dei mercati di, 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 ehm, di destinazione e la crescita dell'export. Beni e servizi, naturalmente, perché se guardiamo solo il manifatturiero è un pezzo talmente rilevante dell'economia, cioè talmente limitato, bisogna guardare beni e servizi. L'Italia ha fatto meno 13, cioè la crescita dell'export rispetto alla crescita dei mercati di sbocco è meno 13 tra il, il 99 e il 2000 il 2008, ma, ma, ma eh, se si spezza, se si, spezza eh, si vede in vari periodi, la Germania ha fatto più 11, l'area dell'euro ha fatto più 2, la Spagna ha fatto più 7, il Portogallo più 16, cioè l'export italiano è andato male, questo è un mito secondo me su cui...